riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti. Operavano anche qui nell'Astigiano, nel tratto tra Corso Alessandria e Castello Dannone, i 10 rumeni e un albanese arrestati questa mattina dalla questura di Torino per sfruttamento della prostituzione su strada. Sono coinvolte anche alcune giovani ragazze minorenni. In particolare tre rumene sono state identificate e subito collocate in comunità protette. L'organizzazione criminale le reclutava in Romania e le avviava alla prostituzione in Piemonte fornendo loro documenti falsi per dimostrarne la maggiore età. Come vediamo nell'elenco in sovraimpressione, gli arrestati avevano diversi alias e soprannomi ed operavano esclusivamente con la Romania, dove veniva organizzata la tratta delle ragazze. L'indagine della polizia è partita nel 2011 in seguito ad un procedimento penale per violenza sessuale a carico dell'Ardeleanu. L'unico albanese del gruppo avrebbe invece gestito le aree di sosta su strada dove venivano costrette ad esercitare la prostituzione. Infine, l'esperto nello sfruttamento minorile sarebbe il 22enne Andrei Catargiu, alias Alexandru Cretu. E a Castelnuovo Calcea un furto in abitazione di frazione Monparone ha fruttato ai ladri oro ed argento per circa 7.000 euro. Per entrare in casa i malviventi hanno forzato una finestra. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Agliano Terme. E tra gli 11 astigiani denunciati alla magistratura dalla Guardia di Finanza per falsi incidenti stradali al fine di ottenere i risarcimenti c'è anche un medico ortopedico dell'ospedale Cardinal Massaia. Si chiama Massimo Pettinà ed ha 60 anni. Nella messa in scena dei falsi incidenti stradali sono poi coinvolti Michele Lanista, 48 anni, Domenico Rocca, 40 anni, Enrico Perano, 56 anni, Vincenzo Rizzo di 42 anni ed Antonio Rocco di 29 anni. Il gruppo ha già patteggiato la pena e restituito il denaro alle rispettive assicurazioni. In questi giorni hanno festeggiato il traguardo del secolo di vita Ernesta Agagliati ed Antonia Girotto, entrambe ospitate alla residenza San Giovanni Evangelista di Villanova d'Asti. Con loro è stata festeggiata anche Angela Volpiano, che il 23 marzo scorso ha compiuto 102 anni. Festeggiamenti con la torta con 100 candeline anche per Margherita Risso di Agliano Terme, Rosa Cerbi di Nizza Monferrato e di Elisabetta Trinchero di Asti. A tutte la provincia di Asti ha consegnato l'attestato di patriarca dell'Astigiano. E chiudiamo, come ormai consuetudine, con gli appuntamenti della campagna elettorale per la scelta del sindaco di Asti. L'Italia dei Valori presenterà domani sabato alle 10.30 la lista dei suoi candidati. L'appuntamento è alla cima della scalinata di Piazza Campo del Paglio. Il Movimento 5 Stelle invece informa di aver concluso la raccolta delle firme per presentare la sua lista. Sono 288 le sottoscrizioni, quindi 88 in più del dovuto. E con questo anche per oggi da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci ai prossimi collegamenti. Riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti.